dopo la circolazione è prevista in ripresa dalle ore 9. Avvisiamo che a seguito di evento tellurico la circolazione è prevista in ripresa dalle ore 9 circa. Lo annuncia lo speaker della stazione di Santa Maria Novella, dicendo anche che i ritardi dei treni potranno arrivare fino a 180 minuti. In realtà sul tabellone leggiamo ritardi che arrivano fino a 255 minuti. 4 ore e un quarto. La linea dell'alta velocità e la linea regionale è stata bloccata per circa 2 ore e mezzo a causa del sisma che ha colpito il Mugello, ma sono state sufficienti per creare notevoli ritardi e moltissime cancellazioni dei treni, soprattutto di alta velocità. Le persone si sono accumulate nelle file alla stazione di Santa Maria Novella, sono pazienti più che arrabbiate, anche se lamentano una mancanza di informazioni adeguate. Solamente verso le 10:30 abbiamo iniziato a vedere persone che scendevano dai treni, quindi arrivavano alla stazione, e treni da Santa Maria Novella hanno iniziato a partire con moltissimo ritardo. Il problema riguarda le persone ma anche il personale. Come vedete alcune frecce sono rimaste proprio ferme a Firenze, non sono partite. Il personale che doveva arrivare a Firenze non è potuto entrare in servizio se non con moltissimo ritardo a causa del blocco della linea. Dove dovevate andare? A Milano. A che ora? Alle 10:40 doveva essere lì. Quanto ritardo ha il vostro treno? Circa 2 ore e mezza. Siamo partiti alle 7 da Livorno, doveva essere alle 8:30 qui. Cosa vi hanno detto? Niente, non sanno né un binario né se arriverà un freccia rossa, non sappiamo niente. A che ora doveva partire? Alle 9:35. Per? Roma. E quanto è in ritardo il suo treno? Non è neanche classificato, penso un'oretta. Ho capito, c'è stato un terremoto, quindi stanno salvaguardando i treni che passano. Io credo che la pazienza sia l'unica cosa che possiamo fare, perché sono eventi. A Napoli. Quanto ritardo ha il suo treno? 125 minuti. Cosa le hanno detto? Che bisogna parlare con il capotreno e vedere il primo treno che diciamo parte subito e vedere se c'è la possibilità di poter prendere quello che parte. Le hanno spiegato il motivo? Sì, perché c'è stato un movimento tellurico. C'è uno sportello solo e che mettono una persona incompetente che poverina si vede. Guardi, io sono occupata di formazione di queste cose, che non è in grado di gestire un sistema che scoppia, quindi, e poi vede la fila che c'è,